menù spettacolare dell'ultimo minuto, sono sicuro che vi piacerà tantissimo. Voi non potete capire la gioia che ho nel presentarvi questo menù, perché sono sicuro che sarà il menù di svolta che vi permetterà di avere tempo a disposizione, ma allo stesso tempo di fare un gran figurone, perché questi piatti, tutti quelli che vedrete, ci abbiamo messo poco a farli e sono di un buono e di anche un certo tenore, come posso dire, scenografico molto alto. Ve li presento uno dopo l'altro, vi spiegherò tutto e ovviamente le ricette scritte le trovate sul blog. Iniziamo! Cambiamo inquadratura, che così rendiamo un pochino più dinamico il video. Iniziamo dal cocktail, lo sapete che non può mai mancare nei miei menù. Sangria alla fragola quest'anno, quindi una sorta di macedonia di fragole che galleggia proprio in un vino rosé rinforzato. Non potete capire il profumo, piacerà sicuramente a tutti, è molto pratica da fare ed è facilmente replicabile anche in una sua versione analcolica. Profumata, delicata ma di carattere, perfetta per una giornata primaverile e spumeggiante come la Pasqua. Frutta fresca a volontà, zucchero per addolcire e soprattutto del vino rosé, che volendo, come ho detto, potete sostituirlo con qualcosa di analcolico, soda, acqua tonica, quello che volete. Tagliamo le fragole a pezzi, le fettine di limone le aggiungiamo alle fragole, zucchero, cannella, chiodi di garofano che ci stanno molto bene, rum bianco, questo qua è il rinforzo che vi dicevo, mescoliamo e ora il vino rosé e lasciamo macerare per almeno 3 ore in frigorifero. Poi serviamo con ghiaccio e una parte di gassosa, circa metà. Arriviamo all'antipasto. Ragazzi, io sono veramente orgoglioso di questo antipasto. È un crostone dove al di sopra, ci credete che ci sono degli ingredienti che facilmente si potrebbero trovare in una comune torta salata di primavera. Questa cosa tra l'altro l'ho detta anche su una storia di Instagram, però in questa versione, con questo, anche con queste consistenze, c'è questa salsa veramente divina. Vi regalerà proprio emozione, cioè quando lo addenterete rimarrete talmente estasiati che direte: oh sì, questo non lo farò solo a Pasqua, lo farò per tutta la primavera. Provatelo, mi raccomando. Abbinata di uova e asparagi, cosa c'è di più pasquale o primaverile di questo? Nulla. Asparagi bianchi e verdi se potete, li peliamo ovviamente, poi togliamo la parte più dura che potete tranquillamente farci un brodo. La parte centrale dell'asparago la buttiamo 2 minuti prima delle punte e poi quando buttiamo le punte calcoliamo circa 6 minuti. Scoliamo in acqua fredda e ghiaccio per fermare la cottura. Le uova le dobbiamo rassodare. Come si rassodano bene le uova? Bisogna mettere l'acqua fredda nella pentola, poi quando inizia a bollire calcoliamo 8 minuti. Ovviamente quando questo tempo è passato, anche loro in acqua fredda. Lasciamo riposare un po' e poi le sgusciamo. Io le taglio direttamente a metà con il guscio e poi divido i tuorli sodi dagli albumi rassodati. Gli albumi li taglio a pezzettini e poi invece i tuorli li inizio a frullare con dell'olio di semi. Lo aggiungo in 3 volte, frullando ogni tanto. Aggiungo anche dell'olio extravergine di oliva per un gusto un pochino più intenso e dell'acqua calda. Questa è la salsa bolzanina, ragazzi, non potete capire quanto è buona. Della senape, che serve per legare il tutto. Se vedete che è un po' slegata, aggiungete ancora un po' di senape. Poi gli albumi tagliati a pezzi, l'immancabile erba cipollina tritata, pepe, sale e questa è fatta. Guardate la consistenza pazzesca. Questo è un pane che faccio io, va benissimo qualsiasi pagnotta, la tagliamo a fette e poi la facciamo tostare con un filo di olio nel forno, tipo 200 gradi per 10 minuti, deve risultare così. Lo speck, se potete, mettetelo per un gusto un pochino affumicato, tagliato a pezzetti, non ne serve molto perché altrimenti copre il gusto di tutto. Salsa bolzanina, asparagi, ancora salsa bolzanina perché non è mai abbastanza e poi speck croccante, buonissimo. Primo piatto, non lo prendo in mano perché stando così non sono molto comodo. Comunque abbiamo detto, lavoriamo sulla praticità, no? Quindi niente pasta ripiena, niente pasta fresca, facciamo una semplice pasta gratinata, quindi pasta cotta per metà cottura in acqua bollente salata, la scoliamo, la arricchiamo con una fonduta a base di provolone, poi ci aggiungiamo anche lo zafferano, i piselli, l'abbinata poi zafferano e piselli, secondo me funziona tantissimo, e sopra una crosticina che contrasterà proprio questa cremosità invece che ci sarà sotto. Una pasta che anche questa vi dirà: ehi, hai visto che bella figura che ti ho fatto fare? Arriviamo a questo primo semplice ma di un buono assurdo. Allora iniziamo con lo scalogno, lo dobbiamo tritare, poi olio extravergine e del burro, perché il burro dà quel gusto dolce che serve, ragazzi, a questa pasta. Mettetelo, non ne serve molto tanto. Facciamo rosolare lo scalogno e poi aggiungiamo i piselli. Ovviamente potete scegliere sia quelli freschi, ma se avete fretta quelli gelo andranno bene.
benissimo. Sale e pepe li facciamo andare veramente per tipo 4 minuti e poi ci siamo, perché tanto cuociono ancora nel forno. Ora per la salsa partiamo da un roux con burro e farina. Aggiungiamo il latte poco alla volta, come faccio sempre, frustando continuamente sia con la frusta e poi anche mescolando con un cucchiaio per evitare che sui bordi la besciamella si attacchi. Sale e pepe quando avete finito di aggiungere il latte e poi lo zafferano, va benissimo una bustina. Mescoliamo e poi tagliamo il provolone oppure la provola, il caciocavallo, a pezzetti. Lo aggiungiamo alla salsa, inizierà un po' a filare, ma questo è il suo bello ovviamente. Cuociamo la pasta circa a 2/3 della cottura, poi la scoliamo, la mettiamo nei piselli, aggiungiamo la nostra fonduta meravigliosa, mescoliamo bene, un goccino di acqua calda se serve, poi versiamo in una pirofila sopra il parmigiano e il pecorino e facciamo andare in forno a 200 gradi fino a quando la crosticina risulta proprio così. Il secondo a me mette sempre in crisi perché non so mai cosa proporvi. Beh, sappiate che questo rollè a base di con la carne di vitello, ma volendo, se volete essere ancora più economici, potreste pensare di usare il tacchino. All'interno c'è proprio il gusto della primavera, una abbinata classicissima, degli spinaci saltati in padella con del parmigiano. Vedrete che anche questo secondo, per la sua semplicità, vi farà veramente felici e anche i vostri ospiti. Bravi! Bravo, bravi, insomma, brava, dipende se, chi cucinerà. Vi dico subito che la fesa di vitello, che è il pezzo di carne scelto, oppure anche il tacchino, come vi dicevo, comunque aperto a libro, ok? Deve essere così l'arrosto, perché altrimenti il rollè non lo facciamo. Aglio rosolato nel burro, se potete, perché anche con gli spinaci il tocco di dolcezza è sempre piacevole. Facciamo andare gli spinaci pochissimo. Poi mettiamo il sale, il pepe e guardate, eccoli fatti. Di già, mollica di pane raffermo in un mixer e la trituriamo, del prosciutto cotto, frulliamo anche lui, e poi il parmigiano, gli spinaci al coltello perché li preferisco un po' più grossolani, ovviamente l'uovo, se serve un po' di sale e un po' di pepe ancora. Il sale e il pepe va anche sulla nostra carne e poi ci mettiamo sopra il ripieno. Non esagerate però col ripieno, se vi dovesse avanzare mettetelo in una frittata, ci sta. Per arrotolarlo facciamoci aiutare da della pellicola che funziona molto meglio, così lo arrotolerete molto più facilmente e facciamo un lavoro più pulito. Lo togliamo dalla pellicola e lo leghiamo con dello spago, le due estremità belle belle fisse, mentre le parti centrali un pochino più morbide, altrimenti compattate troppo l'interno. Olio in padella, dobbiamo aspettare che si scaldi, magari nel frattempo ci mettiamo del rosmarino sopra e poi lo facciamo rosolare su tutti i lati. Come sempre deve sentirsi questo rumore, dobbiamo proprio sigillarlo molto bene. Poi aggiungiamo le verdure, in questo caso cipolla, io la lascio con la buccia che rilascia un po' di colore e abbiamo un fondo di cottura più bruno, sedano, carota, poi quando è rosolato il tutto vino bianco e copriamo con della stagnola o d'un coperchio apposito. 180 gradi, questo pezzo è circa un chilo, io l'ho fatto andare un'oretta. L'interno, se avete il termometro, dovrebbe essere attorno ai 67-68 gradi. Il fondo di cottura, se possiamo, leghiamolo un pochettino con una miscela di acqua fredda e maizena. Aspettiamo che il sugo inizi a bollire e poi l'aggiungiamo. Vi do un consiglio: se lo tagliate da freddo, ovviamente risulterà più facile perché il tutto si è più compattato, al massimo lo scaldate dopo. Le patate al forno in abbinata funzionano sempre molto bene. E poi il dolce. Posso dire, in quanto mi mancava la zuppa inglese. E secondo me con i suoi colori fa molto primavera. Crema pasticcera alla vaniglia, al cioccolato e poi i savoiardi, ancora meglio se sardi. Poi vi spiego perché, inzuppati nell'alkermes. Ah, per servirla niente coppe, niente bicchieri. Il guscio dell'uovo di Pasqua sarà apprezzatissimo. Partiamo con una classica crema pasticcera, la facciamo tutti di solito, quindi latte a scaldare, tuorli d'uovo in una ciotola, aggiungiamo un pizzico di sale per esaltare il sapore, zucchero, vaniglia in bacca, possibilmente che è molto più buona, e amido di mais, mescoliamo, oppure anche farina se volete. La vaniglia svuotata la mettiamo nel latte assieme a due strisce di scorza di limone. Quando inizia a sobbollire iniziamo a versare un po' di latte nella pasta di tuorli, amalgamiamo bene.
bene e versiamo il tutto per farlo poi addensare. Deve proprio addensarsi molto bene, quindi mi raccomando, aspettate che bolla. Se serve mescoliamo anche con un cucchiaio, non solo con la frusta. Più di metà crema ovviamente deve restare bianca, quindi la mettiamo nella pirofila così, e l'altra invece deve essere più scura, quindi aggiungiamo il cioccolato. Mescoliamo, poi in quella al cioccolato versiamo un goccio di latte o panna, perché tende ad addensarsi di più in frigorifero, quindi serve proprio per farla rimanere della stessa consistenza di quella chiara. E facciamo raffreddare molto bene in frigo. L'uovo al cioccolato, io vi consiglio il fondente, deve essere tagliato. Per facilitare l'operazione scaldate il coltello con dell'acqua calda, si staccherà molto meglio, e poi se volete potete creare questo effetto di uovo rotto proprio. Se si dovesse rompere magari un pezzo, non preoccupatevi, basta cucirlo con del cioccolato fuso. Per fissare i gusci alla base del piatto da portata basta del cioccolato fuso, aspettate che si fissi bene e poi ci siamo. Ora assembliamo proprio la zuppa inglese, quindi al kermes con un goccio di acqua inzuppiamo i savoiardi sardi, che somigliano di più al pan di Spagna che originariamente viene usato per la zuppa inglese, perché sono più morbidi, quindi io vi consiglio questi rispetto ai soliti. Prima un po' di savoiardi, poi crema al cioccolato, poi crema alla vaniglia, ancora savoiardi, che poi se volete potete tagliare a metà per non avere un secondo strato di savoiardi troppo spesso, crema al cioccolato, crema alla vaniglia, qui scatto per le storie di Instagram. E poi se volete una decorazione pazzesca, fate questa spugna edibile con uova, un goccio di colorante rosso, zucchero, aspettate che si monti molto bene, poi aggiungete ovviamente della farina setacciata mescolata dal basso verso l'alto, versate il tutto in bicchieri di carta bucati con 3 fori ognuno. Circa a metà dovete arrivare con l'impasto e in microonde per soli 2 minuti. E guardate che pan di Spagna, tra virgolette, che otteniamo, pazzesco, leggerissimo, sembrano veramente delle piccole spugnette, guardate che carine come ci stanno bene. E quindi, cari miei, il video è finito. Io spero tantissimo che l'abbiate apprezzato. Sono arrivato all'ultimo, ma appunto per questo ho voluto rafforzare il fatto che anche con poco tempo veramente si riesce a fare un menù coi fiocchi e rendere felici i propri ospiti, la propria famiglia, i propri amici e anche voi stessi, naturalmente. Quindi io vi ringrazio. Vi dico che se fate questo menù, naturalmente, taggatemi su Instagram o su Facebook, che mi fa non piacere di più. Su Instagram trovate anche i reel, tutte le idee pratiche, veloci, che di solito propongo su quel profilo. E poi altre cose che vi voglio dire sempre, aspettate, vi lascio qua altre 2 idee, se no scusate, altri 2 video devo rifare, devo fare un po' di video YouTube, ed è un po' che non li faccio, quindi sono un po' marcio. Altri 2 video qua se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti e mi fate un gran favore perché mi sostenete. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta vedere le ricette scritte, il menù e altre ricette insomma che ho proposto, anche dei menù di Pasqua precedenti ad esempio. Ci vediamo alla prossima, grazie di cuore per aver visto questo video, buona Pasqua ovviamente.